tide rushes in, plants a kiss on the shore, then rolls out to sea, and the sea is very still once more. So I rush to your side like the oncoming tide, with one burning thought, will your arms open wide? At last we're face to face, and as we kiss through an embrace, I can tell, the rain, in the dark, in the sun, like the tide at its ebb, I'm at peace in the west. In questa parte dell'orto botanico l'atmosfera è proprio quella di un bosco, molto adatta alle immagini di stasera che ci portano nelle grandi foreste del nord dell'Europa, della Scandinavia. Devo dire che arrivando soprattutto d'inverno in questa parte d'Europa le impressioni cominciano ben prima di entrare negli angoli più selvaggi di natura. Già arrivare all'aeroporto di Rovaniemi nel nord della Finlandia, proprio sul circolo polare, nel mese di febbraio qualche anno fa è stata una grossa emozione, perché la pista dell'aeroporto era completamente ridotta a una lastra di ghiaccio. E poi dopo, guidando in quei paesi, si capisce subito perché proprio da lì vengono molti dei piloti da rally migliori del mondo. Le curve derapate in controsterzo le fanno anche le signore che portano i bambini a scuola o vanno a fare la spesa al supermercato. Naturalmente, per chi ama la natura, le vere emozioni iniziano dopo, quando si entra da queste enormi foreste che coprono buona parte della Scandinavia, che ne fanno una delle grandi aree di natura incontaminata e selvaggia del mondo. Stasera andiamo a vedere il parco di Store Mosse in Svezia. Andiamo a vedere le alci, andiamo a vedere gli altri animali che vivono in questa natura. Andiamo a vederli nell'arco dei 12 mesi, quindi la vita attraverso tutte le stagioni dell'anno. Eppure andiamo a vedere come in realtà il momento duro, il momento critico per la sopravvivenza sia l'inverno. Un inverno in cui non nevica molto, forse addirittura meno che sulle nostre montagne, perché il clima è molto freddo e molto secco, ma in cui la neve non si trasforma, quindi rimane sempre alta, uno strato di un metro o due metri. Quindi è estremamente difficile per gli animali, è difficile anche per l'uomo. Andiamo a vedere un luogo dove la lotta per la sopravvivenza è davvero dura. Siamo in inverno e nel Parco Nazionale di Store Mosse, nel sud della Svezia, il freddo è molto intenso. La temperatura è di circa 25 gradi sotto zero. Il cuore di questo immenso parco nazionale, che si estende su una superficie di 7.800 ettari, è una grande palude circondata da fitti boschi.
lo strato nevoso supera il mezzo metro d'altezza e gli animali fanno fatica a camminare. Un'alternativa allo scarso cibo a disposizione sono i licheni, piccole piante che crescono sulla corteccia degli alberi. I licheni sono, tra tutte le piante, quelle che meglio resistono ai rigori dell'inverno. In questi mesi di sottoalimentazione, le alci tendono a non sprecare inutili energie. Si spostano il meno possibile e comunque sempre entro i limiti di un territorio piuttosto ristretto. Data la loro ragguardevole altezza, sono alte al garrese quasi 2 metri, non è difficile per le alci arrivare anche ai rami più alti. Verso la fine di marzo, sui laghi che formano la palude, il ghiaccio comincia a sciogliersi. I cigni selvatici hanno fatto ritorno dai luoghi in cui erano andati a svernare. I germogli delle piante acquatiche sono le uniche cose commestibili a disposizione di questi uccelli. Sono pochi gli uccelli che osano sfidare il gelido inverno svedese. Uno di questi è il fagiano di monte. Gli alberi di betulla sono per loro una vera e propria dispensa in grado di fornire cibo a volontà, ma sono anche luoghi su cui riposare. Per dormire, quando il tempo è brutto, questi uccelli si rifugiano in piccole tane che scavano nella neve. L'ingresso viene chiuso con uno strato di neve soffice. Al riparo dal freddo e dai nemici, i fagiani di monte possono resistere in queste condizioni per oltre 24 ore. Quando tornano all'esterno, nelle tane non rimangono che i resti del loro ultimo pasto. Le alci hanno abbandonato la loro riserva invernale e si spostano di alcune centinaia di metri alla ricerca di cibo. Vanno in cerca di angiosperme, mentre d'inverno il loro cibo preferito è rappresentato da rami di sorbo selvatico.
Le alci sono molto attente a quello che mangiano e scelgono sempre i germogli più teneri. Siamo nei primi giorni di aprile e i combattimenti dei fagiani maschi hanno inizio già alle prime luci dell'alba. Il rumore schiamazzante delle loro lotte può essere udito a chilometri di distanza e serve per attirare le femmine. Questo esemplare di fagiano maschio ha fissato il limite del suo territorio e intende difenderlo a tutti i costi. Ma ecco che si avvicina un rivale. Dopo alcune fasi di studio, i due passano ai fatti e danno inizio allo scontro. Nella stessa zona, altri fagiani si stanno battendo sempre per problemi di territorio. Spesso si tratta di lotte simulate. Quello che conta è cercare di impressionare l'avversario con l'autorevolezza del comportamento, tanto da costringerlo alla fuga. Eccone due che mettono in mostra tutta la loro aggressività. Altri, invece, non essendo riusciti a convincersi con l'atteggiamento, passano alle vie di fatto e tentano di colpirsi con il becco nei punti più sensibili della testa. A volte può capitare che l'ardore della lotta si smorzi molto rapidamente. Eccoli mentre si concedono brevi pause durante il combattimento. Ma i fagiani non abbandonano mai del tutto la lotta. Si limitano a sonnecchiare uno davanti l'altro, pronti a rituffarsi nel match. Nel frattempo è sorto il sole. Il fagiano al centro dell'arena mostra tutto il suo repertorio, raggiungendo il massimo dell'aggressività con questo sbattimento d'ali. Mentre due maschi al bordo dell'arena continuano a fronteggiarsi nel fervore della lotta, quello al centro tenta di impressionare quanti più avversari possibile. Ci sono tanti modi per cercare di spaventare gli avversari. Volare e saltellare è uno dei tanti. Se poi, malgrado tutto, un rivale osa entrare nel suo territorio, non ci sono alternative, bisogna attaccare. Un'ora dopo il sorgere del sole, le lotte sono terminate. Dopo una mattinata così faticosa, ci si sente stanchi e affamati. È ora di mangiare.
Anche mangiando, però, c'è chi continua ad allargare le penne per tenere a bada i possibili rivali. Quasi tutti i fagiani si sono ritirati sugli alberi di betulla. Solo qualche sporadico grido interrompe la quiete del pranzo. Per ora tutto è tranquillo, ma i combattimenti riprenderanno nel pomeriggio. L'inverno è ormai quasi finito. Il marasso si è risvegliato dal letargo e strisciando ha raggiunto il suo posto preferito, dove ogni anno torna a crogiolarsi nel tepore del sole. I marassi che vivono nel nord Europa hanno spesso una colorazione molto scura che permette loro di assorbire meglio il calore del sole. È ormai maggio e nelle pozze d'acqua della palude le rane temporarie intonano un concerto. I loro canti risuonano nell'aria. Sono i maschi che con i loro gorgoglianti richiami tentano di attirare le femmine. Le femmine raggiungono ben presto i maschi. Ecco un maschio che si avvinghia ad una femmina e feconda le uova che questa depone. I maschi sono più numerosi delle femmine e non tutti riescono a trovare una compagna. In primavera i maschi delle rane arvali assumono colorazioni diverse. Normalmente sono marroni, ma alcuni nella stagione degli amori diventano di un colore blu intenso. Le uova delle rane ammassate a grappolo galleggiano per qualche giorno sul pelo dell'acqua, poi si depositano sul fondo della pozza. Le gru hanno fatto ritorno dalla Spagna e dall'Africa, dove si erano trasferite per svernare e sono pronte per la coda. Thank you.
Il Parco Nazionale di Store Mosse ospita nel suo territorio circa 15 coppie di gru. Prima che le gru vadano in cerca di un luogo adatto all'amore e alla cova, trascorrono qualche giorno sui campi, dove passano il tempo mangiando e pulendosi. Siamo nel pieno della primavera e le alci approfittano dell'abbondante vegetazione. L'occupazione principale delle giovani alci è quella di nutrirsi, e non è poco se si pensa che un alce ha bisogno giornalmente di circa 30 kg di cibo. Queste piccole alci hanno 4 settimane di vita. Per il momento hanno un pelo rossiccio che cambieranno solo quando avranno 3 mesi. Mamma alce si guarda intorno con occhi vigili. Controlla che i piccoli siano nelle vicinanze e si tiene in contatto sonoro con loro, lanciando acuti richiami. Quando il branco si sposta, la madre segnala ai suoi piccoli che è ora di andare. È arrivata l'estate e nei mesi scorsi le corna delle alci sono cresciute in lunghezza e robustezza. Adesso sono rivestite da una membrana di pelle morbida e vellutata che tra poche settimane cadrà staccandosi a strisce. Ora le alci si nutrono prevalentemente del fogliame degli alberi, senza però disdegnare l'erba. Con il sopraggiungere dell'autunno, le giornate si fanno a poco sempre più corte. Anche in questa stagione, il Parco Nazionale di Store Mosse ha sempre qualche novità da offrire agli amanti della natura che desiderano osservare la flora e la fauna del panorama nordico nel loro ambiente naturale.
Purtroppo, paesaggi come quelli che si possono osservare nel Parco Nazionale di Store Mosse, intatti, naturali, incontaminati dalla presenza dell'uomo, stanno diventando sempre più rari. Speriamo che